Caro Massimo, la notizia della tua scomparsa è arrivata mentre ero in volo verso Mediche, vicino a quel cielo che già piangeva la tua scomparsa. E al mio arrivo, al nostro arrivo, ci ha colpito come un pugno nello stomaco dato a tradimento. In queste ore sono stati tanti i pensieri espressi nei tuoi confronti, segno di stima e dell'affetto che tutta la comunità, istituzionale e civile, ha provato, prova e continuerà a provare nei confronti di uno dei suoi figli migliori. Proprio oggi mi sono giunte manifestazioni di cordoglio e saluto di Sua Eccellenza il Prefetto Massimo Zanni e di tutta la Prefettura, dei familiari, del Signor Questore e di tutta la Questura, del Presidente della Regione Marco Marsini. Oggi, più che mai, avvertiamo di fronte alla tua assenza un senso di smarrimento, un dolore, un vuoto impossibile da riempire. Quel vuoto legato all'assenza di un amico fraterno, ad una presenza costante ma mai ingombrante, di un uomo e un professionista che era riferimento per tutti, al di là delle appartenenze. Viverti in ogni situazione, ogni giorno di più, dimostrava quella delicatezza della conoscenza propria dei grandi uomini. E tu, semplicemente, lo eri. Non scorderemo mai l'entusiasmo che mettevi in ogni cosa che facevi, la tua capacità di guardare oltre, la tua estrema lucidità nell'analizzare ogni situazione, la traccia che hai lasciato in questi anni di amministrazione, durante i quali hai dato tanto, tantissimo, con i numerosi progetti avviati, quelli ideati, quelli ancora in fase di creazione, resterà una traccia indelebile. Durante tutta l'attività amministrativa e politica, ogni tuo intervento, ogni tuo contributo ha avuto il pregio di riuscire a cambiare le cose, per quella visione di prospettiva che ti ha reso vero protagonista di tutte quelle fasi e quelle scelte che hanno segnato il presente e segneranno il futuro della nostra città. A noi, a Teramo, la nostra città, la tua città, avevi ancora molto da dare, un patrimonio umano, professionale di idee che abbiamo il dovere di continuare a far camminare nella vita di ciascuno di noi. Lo dobbiamo non solo all'egoistico bisogno di continuare a sentirti vicino, ma soprattutto alla tua famiglia, alla quale promettiamo che mai sarai dimenticato, e alla città tutta che ha perso troppo presto un brillante e intelligente ragazzo, un uomo con una visione che andava oltre il tempo e lo spazio. Solo così quella traccia diventerà un solco che percorreremo insieme, portando nel cuore ciascuno un pezzo di tesoro che ci hai lasciato. Se oggi ci chiediamo tutti, presi dallo sconforto, se vale la pena continuare, è la luce che hai stagliato all'orizzonte che ci indica la ragione e il fine che ci devono far superare lo straziante senso di smarrimento che avvertiamo di fronte alla tua perdita. E lungo questa strada dobbiamo riprendere il cammino. Ma il testimone più prezioso che ci lasci è quello di stare al fianco della tua meravigliosa famiglia, della tua Alessia, che hai amato e ti ami in modo esemplare, di Alessandro e Beatrice, eredi orgogliosi di quella vivace energia che traspare dagli sguardi intelligenti, figli del tuo sguardo, Massimo, e dei valori che ogni giorno hai trasmesso con amore e responsabilità, della signora Teresa, che abbracciamo tutti insieme con quella forza che chiama il ricordo di papà Rolando, che orgoglioso di suo figlio è tornato ad abbracciarlo nell'eternità. Ad Alessia vogliamo dire, non sarete mai soli, e ha dimostrato non solo sono queste giornate in cui la città, la comunità tutta, non solo cittadina, si è stretta attorno al vostro dolore, perché anche quando si spegnerà la luce generata dalla volontà di offuscare la tristezza, resterà per sempre nel nostro cuore il sorriso del tuo Massimo, del nostro Massimo. Un sorriso guascone, ma che sapeva emanare viva intelligenza e soprattutto rassicurava chi lo aveva vicino. Un sorriso che ora proiettato in cielo ci terrà per sempre vicini nel suo ricordo che è vita. Caro Massimo, mi manchi e mancherà, ci manchi e mancherà, ma nella consapevolezza che sempre, prima di ogni scelta, ci chiederemo cosa ne penserebbe, cosa direbbe Massimo. Ebbene, in quei momenti, più che mai, troveremo la forza per proiettare la tua vita in un costante presente senza tempo. E così non ci sentiremo mai soli.
Grazie Massimo, ti vogliamo bene. Voglio ringraziare tutti quelli che abbiamo